La regular season NBA è giunta al termine e come ogni anno è il momento di premiare i suoi protagonisti principali. Questi sono gli NBA Passion Awards 2022-23. Executive of the Year, Monte McNair, Sacramento Kings. Una delle maledizioni sportive più longeve di sempre è stata finalmente infranta. I Kings sono tornati ai playoff dopo 17 lunghi anni. Per interrompere il digiuno sono state decisive le manovre del general manager, che per la verità erano cominciate lo scorso febbraio, con lo scambio fra Tyrese Haliburton e Domantas Sabonis. In estate, McNair ha completato l'opera. Al draft ha preferito Keegan Murray al meglio pubblicizzato Jaden Ivey, considerando Murray un fit migliore per la squadra. Poi ha acquisito via trade il tiratore Kevin Huerter, da Atlanta, e ha firmato il free agent Malik Monk, tra le migliori riserve di questa stagione NBA. Soprattutto ha affidato il timone alle mani giuste, quelle di Mike Brown. Gli altri candidati per il nostro award sono Danny Ainge, che è riuscito a mantenere competitivi gli Utah Jazz malgrado le partenze di Donovan Mitchell e Rudy Gobert, Coby Holtman, che ha portato Mitchell ai Cleveland Cavaliers, Leon Rose, che con l'innesto di Jalen Brunson ha migliorato sensibilmente i New York Knicks, Brad Stevens, che ha strappato Malcolm Brogdon all'Indiana Pacers rendendolo un elemento chiave dei suoi Boston Celtics, e infine James Jones, che ha orchestrato una maxi trade per arrivare a Kevin Durant. Coach of the Year, Mike Brown, Sacramento Kings. Già allenatore dell'anno nel 2009, quando guidava i Cavs di LeBron James, Brown ha riportato i Kings sul sentiero abbandonato nel 2019, quando Luke Walton era subentrato a Dave Joerger. Sacramento ha ripreso a correre, a segnare tanto e a divertire, infrangendo dopo 17 anni la maledizione playoff. Brown è riuscito a dare stabilità alle rotazioni e a massimizzare il potenziale delle due stelle, di Aaron Fox e Domantas Sabonis, e ha reso più compatto che mai un gruppo che troppe volte si era sfaldato in tempi recenti. Come ogni anno, la concorrenza per questo premio non manca. Will Hardy ha mantenuto in orbita playoff degli Utah Jazz in versione cantiere aperto. Rick Carlisle ha fatto lo stesso con gli Indiana Pacers, che hanno vinto e divertito fino all'infortunio di Tyrese Haliburton. Mike Malone e Taylor Jenkins hanno guidato Denver Nuggets e Memphis Grizzlies ai piani alti della Western Conference. Tom Thibodeau ha riportato in alto i Knicks e l'esordiente Joe Mazzulla ha tenuto a galla una barca, quella dei Celtics, che rischiava di affondare dopo l'improvviso allontanamento di Ime Udoka. È durata poco la candidatura di Willie Green. I suoi New Orleans Pelicans, partiti alla grande, sono crollati per via delle troppe assenze, su tutte quella di Zion Williamson. Rookie of the Year, Paolo Banchero, Orlando Magic. Forse il premio più scontato dell'anno. Il ragazzo con discendenza italiana, prima scelta assoluta dello scorso draft, si è imposto da subito fra i leader tecnici e carismatici dei Magic. Al netto di qualche errore di gioventù e delle percentuali da sistemare, ha dimostrato di essere pronto per i palcoscenici più prestigiosi e ha portato una ventata di ottimismo a Orlando. A inizio stagione, il suo avversario più credibile era Benedict Mathurin, micidiale sesto uomo degli Indiana Pacers, mentre col passare dei mesi è emersa con forza la candidatura di Jalen Williams, massiccia guardia degli Oklahoma City Thunder. A proposito di Indiana, si è fatto notare Andrew Nembhard, scelto a inizio secondo giro. Ottimo anche l'esordio di Walker Kessler, diventato presto il centro titolare degli Utah Jazz, di Keegan Murray, dei sorprendenti Kings, e di Shedon Sharp, tra le poche note liete in casa Portland Trail Blazers. La prima stagione NBA di Jabari Smith è stata messa un po' in ombra dalla presenza di accentratori di gioco come Jalen Green e Kevin Porter Jr. e dal contesto perdente creatosi a Houston. Le poche vittorie sono state un limite anche per Jeremy Sochan, interessante ala dei San Antonio Spurs, e per la nuova coppia dei Detroit Pistons, formata dall'esplosiva guardia Jaden Ivey e dal centro Jalen Duren. Sixth Man of the Year, Malcolm Brogdon, Boston Celtics. Per una buona fetta di stagione, i Celtics sono stati la migliore squadra NBA, merito delle prestazioni da candidato MVP di Jason Tatum e della migliore annata in carriera di Jaylen Brown, ma anche dell'eccezionale coppia di guardie in uscita dalla panchina. Se Derrick White è partito molte volte in quintetto, Malcolm Brogdon è entrato sempre a partita in corso, utilizzando la sua esperienza e la sua leadership per guidare la second unit di coach Joe Mazzulla. L'ex rookie dell'anno ha viaggiato oltre 14 punti di media in 25 minuti, sfiorando il 45% da oltre l'arco. Brogdon precede nelle nostre votazioni Emmanuel Quickly, una delle chiavi per l'ottima stagione dei New York Knicks. Gli altri candidati erano Bobby Portis, ormai una garanzia per i Milwaukee Bucks, Malik Monk, arma segreta dei Sacramento Kings, Norman Powell dei Los Angeles Clippers e il rookie Benedict Mathurin, tra i volti principali della favola Indiana Pacers nella prima parte di stagione. Defensive Player of the Year, Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies. Il 2022-23 di Jackson è cominciato con un mese di ritardo, vista l'operazione a piede destro a cui si è sottoposto in estate. Al suo rientro, JJJ si è confermato l'insostituibile ancora difensiva che già l'anno scorso aveva contribuito a portare i Grizzlies ai vertici della Western Conference. Capace di tenere il passo degli esterni e insuperabile sotto canestro, ha chiuso la seconda stagione consecutiva come migliore stoppatore NBA, la sua versatilità su entrambi i lati del campo gli è valsa la prima convocazione all'All-Star Game e il nostro NBA Passion Award. A fargli concorrenza c'è un trio che ha reso inespugnabile la retroguardia dei Milwaukee Bucks, formato dai veterani Brook Lopez e Jrue Holiday e dal solito Giannis Antetokounmpo, dominante in difesa come in attacco. Degne di considerazione anche le due torri dei Cleveland Cavaliers, Evan Mobley e Jarrett Allen, mentre le candidature di Bam Adebayo, Miles Turner e Nick Claxton vengono indebolite dai risultati mediocri delle rispettive squadre. Most Improved Player of the Year,
Lauri Markkanen, Utah Jazz. Dopo quattro stagioni ai Chicago Bulls, il finlandese sembrava una promessa non mantenuta. Il talento era tutto da vedere, ma mancavano la solidità e la continuità necessarie per fare davvero la differenza. O forse era semplicemente il contesto a non essere ideale. Nell'anno trascorso a Cleveland, Markkanen si era riciclato come collante di lusso in un quintetto atipico, contribuendo alla buona stagione dei Cavs. L'operazione che lo ha spedito a Salt Lake City, tra le contropartite per Donovan Mitchell, ha dato una svolta alla sua carriera. Reduce da un Eurobasket stellare con la nazionale finlandese, Lauri si è imposto come leader degli Utah Jazz, trasformando una squadra in ricostruzione in una credibile pretendente ai playoff. Gli oltre 25 punti di media sono valsi a Markkanen il debutto all'All-Star Game, per giunta da titolare, e con ogni probabilità gli garantiranno l'inclusione in un quintetto All-NBA. A insidiare The Finisher, per il nostro award, c'erano Shai Gilgeous-Alexander, che a Oklahoma City è diventato una superstar, Tyrese Haliburton, che ha preso il timone degli Indiana Pacers, De'Aaron Fox, volto degli entusiasmanti Kings, e Jalen Brunson, che ha conquistato il Madison Square Garden nella sua prima stagione in maglia Knicks. MVP, Nikola Jokic, Denver Nuggets. La corsa all'MVP è stata meno affollata rispetto all'anno scorso, ma non si può dire che sia stata meno avvincente. La candidatura di Luka Doncic si è affievolita presto, le sue roboanti statistiche non sono bastate a rendere competitivi i Dallas Mavericks. Idem dicasi per Damian Lillard, che ha chiuso senza playoff la migliore stagione individuale della sua carriera. I grandi veterani, LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, sono stati condizionati dagli infortuni che li hanno tenuti fuori a lungo. Il nome di Zion Williamson è entrato per qualche settimana nella conversazione, ma con l'arrivo del 2023, l'ennesimo problema fisico l'ha tolto definitivamente dai giochi, inguaiando non poco i suoi New Orleans Pelicans. Degni di una menzione Donovan Mitchell, che al suo primo anno a Cleveland si è imposto subito come leader dei Cavaliers, e Ja Morant, su cui pesa la brutta vicenda extra parquet che lo ha visto protagonista a inizio marzo. Jason Tatum è stato la punta di diamante dei Boston Celtics, che a lunghi tratti hanno guidato l'intera NBA, ma paga, tra virgolette, la presenza al suo fianco del miglior Jaylen Brown di sempre. Alla fine il novero si è ristretto agli stessi finalisti della passata stagione, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e Nikola Jokic. A penalizzare il greco nelle nostre votazioni è stato l'eccellente supporting cast di Milwaukee, decisamente superiore a quello messo attorno ai due rivali. Il camerunense ha disputato un'annata stellare, persino migliore di quella passata, e ha chiuso la seconda stagione consecutiva come miglior realizzatore della Lega. Al netto di tutto ciò, non c'erano comunque validi motivi per non premiare ancora una volta il centro serbo. Fin da inizio stagione, Jokic ha fatto volare in testa alla Western Conference una versione dei Denver Nuggets ancora in rodaggio, che aspettava di ritrovare al loro meglio Jamal Murray e Michael Porter Jr. Leader indiscusso e motore della squadra, in grado di esaltare al meglio le qualità dei compagni, The Joker ha chiuso con le migliori percentuali in carriera e di fatto con una tripla doppia di media. Almeno secondo i nostri voti, tutti questi elementi bastano a sconfiggere qualsiasi narrativa o polemica. Jokic merita di vincere il terzo MVP consecutivo. La penseranno così anche gli elettori scelti dalla NBA? Questi erano gli NBA Passion Awards 2022-23. Nei commenti fateci sapere le vostre considerazioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.